E finalmente siamo in una federazione. Abbiamo fondato la Rave Nation, ha fondato insieme alla Vegolia Hupta la federazione Love Parade. Un grande giorno, assolutamente. Bentornati in Stellaris, riprendiamo la nostra partita con la guerra appena iniziata. Essendo in guerra teniamo la velocità un pochino più moderata in modo da non essere sorpresi. Come immaginabile, la nostra sovraestensione della popolazione ci ha portato ad non avere abbastanza cibo. Forte dei Marmi è purtroppo ancora devastato con il problema della Rody Bunch. Proviamo comunque a costruire anche di qualcosa. Allora, sto muovendo le flotte, per il momento le sposto qui sulla mia base spaziale. E non ho ancora ben deciso strategicamente come operare in questa guerra. Logicamente siamo contro un avversario più grande e sinceramente il mio obiettivo è arrivare a una pace separata, divisione di questa nazione in modo da poter vassallare il resto della nazione, quindi l'obiettivo è puntare allo status quo, anche se appunto stiamo già in questo momento cominciando a essere molto indietro in quanto riguarda il punteggio, ma tanto la cosa per il momento non pesa sulla nostra nazione. Nel mentre qua possiamo cominciare a fare una nuova colonizzazione. Vedo tra l'altro che stanno aumentando le razze a nostra disposizione. Andiamo comunque... non ho neanche guardato se avevamo il 100%. Sì, avevamo il 90%, perfetto. Andiamo con la nostra razza principale. Nel mentre stiamo continuando a esplorare. Construction complete. E queste appunto stanno andando fino a destinazione. Abbiamo spazio e dunque abbiamo un po' di Empire Sprawl e già due Administrative Office. Vediamo se come popolazione stiamo coprendo tutti i posti di lavoro e più o meno ci manca un farmer. Come cibo siamo indietro, come alloy non stiamo andando fortissimo, quindi ecco, non possiamo fare in realtà nulla perché non abbiamo minerali. Una construction ship a disposizione e possiamo prenderci questi minerali. Cos'ha questo settore per avere così tanti minerali? Nulla di particolare, solo una luna da 6, un pianeta da 6, una luna da 6. Allora, nel mentre la guerra è sempre dal punto di vista, è sempre più o meno in parità, accelero un po'. E vediamo, qui sembra che qualcosa si sia ripreso. Anche se le forze militari non sono un granché. Quindi l'obiettivo, soprattutto in questa fase, è cercare di tirare il più lungo possibile questa guerra. Cosa che succede abbastanza spesso nelle guerre all'inizio del gioco, perché la marina è tutta composta da... come si chiamano? Da corvette, e quindi non c'è un granché di...
non c'è sufficiente potenza di fuoco per, ad esempio, invadere bene i pianeti. Perché qui non sta costruendo? Facciamone una alla volta per il momento. Questo pianeta purtroppo non è colonizzabile da nessuno dei nostri. Allora, qui abbiamo continuato il System Survey e Construction complete. potremmo cominciare a pensare di espanderci anche in questa direzione. Continuiamo a costruire Construction una complete. stazione alla volta. E temo una stazione alla volta anche qua. Abbiamo completato il survey penso dei pianeti abitabili, Hostile perfetto. forces landing. E sarà ancora forte dei marmi il problema? No, è Ibiza, cosa è successo? Allora, avevamo provinciato la terraformazione. È andato storto qualcosa. E penso siano comparsi dei mostri tipo degli xenomorfi. Mutalità horror. Sì, sono comparsi sostanzialmente degli aliens. Perfetto, non avevo voglia sinceramente anche di fare delle armate di invasione, ma purtroppo ci tocca, ma non abbiamo logicamente abbastanza minerali, ma dato che ho un po' fretta andiamo ad acquistarne un bel po'. Allora, da Discoland andiamo a costruire un po' di 8, facciamo. Intanto Discoland non ha lavoratori, siamo in attivo su tutto, continuiamo con i metalli, oppure facciamo una struttura principale tipo l'energy grid. L'energy grid, allora la felicità è abbastanza alta. Questo lo abbiamo già fatto. Potremmo fare un tempio. Un bel tempio. Allora, qui stiamo costruendo la qualunque. Mentre sul nostro fronte sud potremmo intervenire a liberazione di questi due sistemi, ma sinceramente, se la situazione militare è questa, io starei in stand-by. Starei assolutamente in stand-by. Anomaly discovered. Continuiamo a Colony ricercare. lost. I mutanti hanno, come ci si aspettava, preso Ibiza, ma siamo quasi pronti ad andare a liberarla immediatamente. Quasi. Technology researched. Quasi pronti. Allora, possiamo già andare sui destroyer. Perfetto. Forte dei marmi ha ancora problemi di ha ancora disoccupazione e non abbiamo ancora risolto la questione del Rowdy Bunch. Construction complete.
E qua finalmente abbiamo abbastanza risorse per continuare. Colonization initiated. Ah, e adesso i Marauder cominciano a pretendere e io gli darei per tranquillità un po' di energia. Non possiamo assolutamente essere attaccati in questa fase del gioco, soprattutto System mentre surveyed. abbiamo la flotta dall'altra parte Construction complete. dell'impero. Allora, continuiamo a costruire da questa parte e continuiamo a esplorare in questa direzione e vediamo se questo ramo finisce qua. E non sarebbe bello nel caso. Allora, qui cominciamo ad avere il nostro esercito. Technology researched. Andiamo ad aggiungere un Construction complete. generale, sono un po' tutti uguali, questo da abbassa l'army upkeep, mi piace. E che altro? Allora, continuiamo a minare qua e poi occupiamoci di questi sistemi. Non so se c'è ancora no, ho sbagliato. Mining, ho bruciato tutta la coda. Non so se i sistemi lasciati a vuoto hanno ancora il problema di incentivare la pirateria, sulla quale pirateria non stiamo ancora operando, anche perché in Construction realtà non complete. abbiamo un granché di. System surveyed. Un granché di immagino pirati contro di noi. Allora, un'alternativa in più. Budget Combat Roles. Come notate, sto cambiando in senso militare molta gran parte della ricerca, mentre i nostri alleati stanno ricominciando a riprendersi i loro spazi nel mentre è morto uno scienziato. Allora, questi sono New World o comunque tecnologie green. Ne abbiamo uno libero che non so perché, probabilmente è apparso con un evento ed è a Spark of Genius che aumenta la ricerca, quindi va benissimo. Questa construction ship può continuare qua e qua. E sembra proprio che questo ramo si chiuda da questa parte. Abbiamo costruito belli larghi, dobbiamo liberare questo spazio il più velocemente possibile. Abbiamo incontrato degli altri alieni. Andiamo a inserire un. A inserire. A mandargli un diplomatico per aprire le comunicazioni. E a questo punto possiamo continuare la nostra espansione. Vediamo un po'. Dal punto di vista, allora mettiamo giù un administrative office anche qua e qua andiamo a costruire un altro paio di alloy e la alloy factories. Mentre forte, aspettiamo ancora un momento perché siamo sempre in ballo con la rivolta, anche se abbiamo un 78% di felicità, quindi non è un grosso problema, se non sembra un grosso problema questa rivolta. Diamo System un'occhiata surveyed. anche al nostro Parlamento. A questo punto abbiamo l'approvazione, una buona approvazione da parte della Xeno Alliance che vuole la federazione, purtroppo siamo in guerra. È una società multiculturale con quattro specie, mi sembra che ne manchi ancora una di specie, e non so se questa viene considerata la nostra Advancing. specie, o comunque.
Sono oramai overwhelming dal punto di vista delle navi. E qui invece questi sono ancora. Non sappiamo ancora nulla di loro. Stiamo così. Allora, a questo punto abbiamo il nostro esercito e possiamo andare a cercare di riprenderci i bifa. Che dovrebbe essere qua. Purtroppo i nomi dei sistemi non sono. No, questa è Riccione e qua c'è. Ah, Ibiza è proprio stata sventrata. E beh, a questo punto la ricolonizziamo. Quindi abbiamo un trasporto che non serve in questo momento, ma lo mandiamo in zona di guerra. E intanto andiamo a cambiare anche il nome di questo pianeta. Mi sono stancato di usare i nomi delle città, quindi comincio con i nomi dei locali. Genux, vecchia discoteca sul Garda, se non sbaglio. Dicevano di essere la discoteca più grande del mondo. Construction complete. World Mining, World Research e espansione. Technology researched. Allora, Starbase Capacity più 2, perfetto. E Society Research, non ho guardato se si incrociava un bonus, pazienza. E dobbiamo scegliere la nostra terza tradizione. A questo punto abbiamo a disposizione Prosperity abbastanza buona, Harmony. Adaptability, Discovery è un po' tardi, Domination direi di no, Expansion anche quello siamo un po' tardi per l'expansion, un yielding ci dovrebbe dare un minimo di capacità difensive e quella sarà sicuramente un prossimo passaggio, ma a questo punto direi o adaptability o prosperity. Vediamo un po'. Prosperity. È quasi una combinazione da mega corporation questa, ma d'altronde siamo difensivi in una maniera allucinante. Allora, qui intanto sembra che abbiano praticamente risolto i loro problemi, stanno anche Climate ricostruendo colonized. un po' di flotta e abbiamo trovato una forma di vita aliena misteriosa. Sì, sono una forma di vita intelligente ad occhio. Continuiamo a cercarla. Qui dal punto di vista militare siamo sempre più o meno allo stesso livello. Abbiamo la possibilità di costruire altre basi e a questo punto volevo appunto una base qua sul Wormhole, che sarà anche una base commerciale. Anomaly discovered. Ricerchiamo l'anomalia. Qui abbiamo la possibilità finalmente di espandere la nostra il nostro stato, nel nostro stato, il nostro pianeta. Ok, qui sembra che abbiamo, i nostri alleati abbiano o stiano ripulendo tutti i sistemi. Swirling Shadow.
un altro bonus di ricerca. E questa guerra è estremamente tranquilla in realtà, non ci sta neanche lontanamente coinvolgendo. Abbiamo le truppe pronte se la situazione dovesse variare. Qui ci sono 1200 punti contro 500, 300 e 48, quindi potrebbe essere a rischio. A questo punto sono nuovamente in pari. Continuiamo a ricercare e potrebbero andare a uno status quo, che in questo momento vorrebbe praticamente dire nulla. Nel mentre abbiamo stiamo cominciando a decodificare il loro linguaggio. Se non sono dei mercanti che stanno girando tutta la galassia, non so bene cosa siano. Qui io vorrei sempre il off-world market colony, come che si chiama, off-world trading post, come si chiama quella espansione commerciale, che però non è ancora uscita. Abbiamo trovato La DJ Everything But The Girl ha trovato delle robe nella atmosfera alta e la studiamo. Andiamo a vedere il nostro situation log. Abbiamo nel mente stabilito le comunicazioni con questa finalmente un'altra razza pacifica. Studiamo l'ameba e allora ok, c'era un secondo livello sul Feral, eccetera, eccetera. Colonization initiated. Nel mentre volevo controllare che tutti i nostri pianeti avessero... Sì, hanno tutti un direttore, perché è un direttore unico. Le nostre navi hanno gli adeguati... ammiragli, e abbiamo un generale. Cosa abbiamo perso? Allora, nel mentre anche questa alleanza lontanissima, non facciamo più l'errore di dare indipendenza, garantire l'indipendenza a cani porci prima di sapere se sono più o meno potenti di noi. Ok, abbiamo una nave disponibile e a questo punto, non potendo più muoverci in questa direzione, essendo effettivamente bloccati, cosa possiamo fare? Possiamo cominciare a mandarlo a ricercare le cose che avevamo lasciato indietro, le anomalie. Ok, queste dovrebbero essere praticamente tutte, forse manca questa. Allora, mentre questa nave da costruzione può occupare anche questo, no, non può perché ci mancano 40 punti, ma costruiamo allora un altro po' di miniere. Abbiamo lavoratori liberi sul pianeta principale, disoccupati sul pianeta principale. Un po' di cibo e direi un po' di distretti, e non
non possiamo terraformare ulteriormente. Ok, qui non c'è bisogno di nulla. Ok. Abbiamo dei favori rispetto alla terra. Moncadir, Sablisur. Con i quali però non possiamo fare ancora nulla. La guerra oramai sta avvicinandosi al punto da poter avere una soluzione. Speriamo. E qui, allora, qui effettivamente non c'è bisogno di una, a questo punto di una base commerciale, perché abbiamo tutto quello che serve, quindi aumentiamo il nostro spazio e anche una shipyard che non ne stiamo costruendo. Elezioni, non abbiamo qualcuno in particolare da supportare in questa elezione. Construction complete. E possiamo cominciare a muoverci in questa direzione e vedere di colonizzare. Allora, abbiamo entrambi questi sistemi interessanti da colonizzare, però ci interessa anche dall'altro lato un bel passaggio sulle risorse qua. Questa non penso sia ancora estraibile. Questa è estraibile. E anche questa. E questo buco lo dobbiamo andare a chiudere. Cosa che possiamo fare, ma continuo a sbagliare e cliccare i tasti, tolgo il dito dal control che permette di accodare gli ordini. Technology researched. Allora, avremo questi due sistemi esplorabili in realtà, ma non dovrebbero portarci altro che sempre Daimon Rover. Continuiamo la ricerca di base. A Genux mettiamo un altro distretto e anche questo lo facciamo diventare un pianeta per la produzione di alloy. Stiamo effettivamente diventando una potenza mineraria da questo punto di vista, nel mentre possiamo provare a rischiare di ritirare le nostre navi per aggiornarle, tanto qui la situazione è più che stabile e la guerra è vicina alla fine. Si spera che sia vicino alla fine. E qui possiamo finalmente fare un altro outpost. Mandare probabilmente altri Construction coloni. complete. Questo è probabilmente la massima estensione del nostro impero fino a quando non andremo a sbloccare questo buco, cosa che potremo fare Planet colonized. forse anche in questa fase. Abbiamo colonizzato di nuovo Ibiza. La guerra è praticamente prossima alla System fine, surveyed. ma non penso andrà oltre lo status quo. Special project complete.
Ricerca. Ventiquattro mesi per la pace. Dovremmo, immagino, vedere. Allora, dovremmo, immagino, vedere una white piece, però non sono sicuro cosa succede in queste condizioni. Allora, cosa possiamo fare? Corvette più veloci, Exotic Gas Refinery che è molto interessante, o Starhold che appunto è aumentare la dimensione delle basi spaziali, cosa che per il momento non ci interessa. Andiamo nel compenso a lavorare su questa flotta. Arriviamo a 40. E rinforziamo tutto. Costruiamo corvette come se non ci fosse un domani. Questa nave da costruzione può completare la sua operazione di costruzione di stazioni. E noi possiamo anche mandare qualcuno a colonizzare questo pianeta. E qui abbiamo una razza aliena che è più adatta e quindi diventerà una loro colonia. E questo è bello di essere una nazione che accetta immigrati stranieri, avere la possibilità di avere diverse razze adatte per andare sui vari System pianeti. survey. Naturalmente c'è un'alternativa che è quella di Construction usare complete. l'ingegneria genetica per Special project cambiare complete. la propria razza in base ai pianeti che si vogliono colonizzare. Allora, intanto la nostra nave da costruzione ha concluso. Qua non abbiamo ancora completato. Non abbiamo ancora abbastanza punti per chiudere questo piccolo buco. Ships upgraded. Dovremmo essere vicinissimi allo status Ships quo. upgraded. Abbiamo 41 navi su 40. Ho fatto probabilmente male i conti. Qui ci siamo giocati il nostro leader, quindi andiamo a metterne immediatamente qualcuno. Allora, questo sta comandando, già comandando. Abbiamo solo leader con abilità legate alla ricerca. Questo cerchiamo tutte queste anomalie. Construction complete. E spero adesso di poter costruire una starbase. Construction complete. Perfetto. Dovremmo essere prossimi alla pace qui. Possiamo finalmente o ridurre i costi o ridurre l'upkeep. Riduciamo il mantenimento Technology researched. delle strutture. Quantum Theory, perfetto. Miglioriamo i nostri motori. E da qua ritorniamo. E ora queste due navi proviamo ad andare a far fuori questo
ripulire questo sistema, vediamo se è una buona idea o meno. Inoltre, naturalmente, c'è da dare un nome a questo pianeta e se abbiamo messo Genux, il secondo è lo studio Construction Z. complete. Questo invece, discoteca invece c'è ancora. Allora, ho deciso di attaccare innanzitutto perché ho una nave di troppo. Abbiamo finalmente raggiunto la pace ed è esattamente come immaginavamo, un bello status quo che non cambia assolutamente nulla negli equilibri della regione. Finalmente, ora che siamo in pace, possiamo ritornare a... Finalmente ci siamo. Durante tutta questa guerra siamo riusciti a aumentare la nostra amicizia con l'impero Vegola Upta, e ora possiamo, andando a spendere tutto il nostro favore, quasi tutto in realtà, 9 su 10, andare a formare una Galactic Union, la nostra federazione che chiamiamo Block Party. No, anzi, Love Parade. Love Parade. E finalmente siamo in una federazione. Abbiamo fondato la Rave Nation, ha fondato insieme alla Veglia Hupta la federazione Love Parade. Un grande giorno, assolutamente. E direi che su queste note e con questi nuovi contatti, e espansione nelle conoscenze dei nostri alleati UPTA, che ora sono veramente più grandi di noi, possiamo concludere qui questo episodio e nel prossimo sperare di cominciare a pensare di occuparci dei nostri vecchi protetti, cercando di magari trovare il modo di espanderci non molto pacificamente verso sud. Al prossimo episodio!